posso ritardare 10 minuti qua. Vai che sono col maestro. No! Ignazio Bucchiara, qual è il senso dell'iniziativa di oggi? Il senso dell'iniziativa di oggi è superare assolutamente questa situazione di stallo. Non è possibile che non si ritorni alla normalità. Non solo dalla Covid non sono arrivate nuove risorse in termini di personale e di natura finanziaria, ma per di più noi ci troviamo in una situazione di stallo totale. Il numero delle presenze, delle richieste di prestazione ospedaliere la dice lunga. E noi ci poniamo il problema, ma perché la gente non riesce a venire all'ospedale di Sciacca? Perché ci sono delle difficoltà apprezzabili, giustificabili, o perché la gente incomincia ad avere paura? Quindi noi siamo qua per dire, in un'azione di fiancheggiamento rispetto all'istituzione e considerando che certamente all'interno del sistema sanità ci sono delle energie che possono portare avanti un discorso assolutamente nuovo e comunque di ritorno alla normalità, noi siamo convintissimi che bisogna assolutamente superare tutti gli ostacoli, a partire da quelli che sono gli ostacoli più gravi e inaccettabili in democrazia di natura politica. Noi vogliamo assolutamente, e staremo qui. Qualcuno ci chiede già, ma starete fino a quando? Noi staremo qui con una frequenza settimanale, bisettimanale, fino a quando non vedremo al di sopra e al di fuori della logica delle carte, che non servono a nulla, funzionare l'ospedale di Sciacca. Quindi questo è il ruolo nostro, è una scelta senza, non ce ne sono altre alternative. Noi vogliamo vedere fino a qual punto si continua con ritenere che la sanità è un sistema che può essere utilizzato nell'interesse di determinate forze della regressione, dell'antidemocraticità, perché tutto questo comporta, se non stiamo attenti, alla fine della democrazia. Non è possibile che per le scelte nel settore della sanità ci siano delle forze di natura politica che devono decidere sul personale, sui vari contratti dei servizi. Questo è assolutamente inaccettabile. E noi staremo qui a vedere fino a quando si potrà ritornare alla normalità, ponendo fine a questa situazione di gravissimo disagio.